Ciao a tutte amiche di Uncinetto, oggi in questo video vi farò vedere come realizzare questa stola ad uncinetto. Questo è un progetto che potete utilizzare anche per fare una sciarpa molto avvolgente oppure un coprispalle. Oltre alla stola, ho pensato anche di realizzare una rosa, sempre con lo stesso filato che ho utilizzato per realizzare la stola. In questo modo, se voglio, posso anche andare a chiudere davanti questa sciarpona e decorare ulteriormente con la rosa. Naturalmente, voi potete anche non farla. Se vi interessa realizzare anche la rosa, c'è già il tutorial, vi lascio il link giù in descrizione. Questo è un progetto molto semplice da realizzare, che vi spiego naturalmente passo passo, ma iniziamo subito dai materiali. Per realizzare questo progetto userò questo filato della Mondial che si chiama Alveare. Ogni gomitolone è di 200 grammi per 520 metri. Questo filato è composto dal 65% di microfibra, 35% di mohair. Si consiglia di utilizzare i ferri dal 4,5 al 5,5, l'uncinetto dal 3,5 al 4. Io ho scelto questo colore che è un color glicine molto bello. Come vedete, il filato è leggermente peloso e vi dico anche il colore. Questo è il colore 258, partita numero 40. Quindi questo è il colore che ho scelto, è un gomitolone veramente molto morbido. Inoltre ci occorrerà un metro, un uncinetto numero 8, il numero 7, un ago da lana e un paio di forbici. Vi do un po' di misure. Io ho realizzato questa stola con queste misure. Io ho fatto un rettangolo che è lungo 1,88 m. Quindi ho fatto 1,88 m di lunghezza e 28 centimetri per quanto riguarda l'altezza. Naturalmente la grandezza la decidete voi a seconda della dimensione che volete realizzare appunto per fare questa stola. Il punto fantasia che ho scelto si sviluppa su un multiplo di 8 più 3 più 3 catenelle che servono per salire. Io ho utilizzato l'uncinetto numero 8, quindi con il filato che ho usato per fare la stola, ho usato l'uncinetto numero 8 per fare la catenella iniziale e ho avviato 32 catenelle rispettando il multiplo di 8. Poi, dopo aver rispettato quindi il multiplo di 8, ho aggiunto a queste 32 catenelle più 3 perché il multiplo è di 8 più 3, quindi 32 più 3, 35 più 3 catenelle che servono per salire, ho ottenuto un totale di 38 catenelle che ho avviato con l'uncinetto numero 8. Poi, per il punto invece fantasia, quindi per fare il primo giro, ho cambiato uncinetto usando l'uncinetto numero 7. Io ho usato tutto il gomitolo, quello che avete visto, il gomitolo Alveare per realizzare questo progetto con il pochissimo avanzo di filato sono riuscita a realizzare anche la rosa. Adesso partiamo nella realizzazione del campione per farvi vedere quindi come fare questo punto. Per farvi vedere come si realizza questo punto, faccio un piccolo campione. Qui ho realizzato 30 catenelle rispettando il multiplo di 8 più 3 catenelle per salire, quindi ho fatto 30 catenelle con l'uncinetto numero 4. Adesso per il punto fantasia utilizzo l'uncinetto del 3. Faccio questo cambio di uncinetto perché usando un uncinetto un po' più grande per la catenella iniziale il lavoro viene più dritto. A questo punto iniziamo il punto fantasia che vi ricordo che è un multiplo di 8 più 3 più 3. Per realizzarlo, per prima cosa, si saltano 5 catenelle partendo da quella più vicina all'uncinetto, vado nella sesta e realizzo una maglia alta, quindi salto 1, 2, 3, 4, 5, vado nella sesta e faccio una maglia alta in questo modo. Poi salto 2 catenelle di base, vado nella terza. Quindi salto 1, 2, vado nella terza e realizzo un ventaglio che è formato da 5 maglie alte. Quindi 1,
3, 4 e 5. In questo modo, quindi ho realizzato questo ventaglietto di 5 maglie alte. Poi si saltano 2 catenelle, quindi una e due, vado qui nella terza e realizzo una maglia alta. Faccio una catenella di separazione, salto una catenella di base, vado in quella subito dopo e faccio di nuovo una maglia alta, in questo modo. Poi salto di nuovo 2 catenelle, una e due, vado nella terza e realizzo di nuovo un ventaglio formato da 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Va ripetuta sempre la stessa sequenza. Quindi adesso salto 2 catenelle, quindi una e due, vado nella terza e realizzo una maglia alta. Si fa una catenella di separazione, salto una catenella di base, vado in quella subito dopo e faccio una maglia alta. Si va avanti sempre ripetendo la stessa sequenza fino alla fine. Alla fine del primo giro, dopo aver fatto il ventaglietto, ho saltato di nuovo 2 catenelle di base, nella terza ho fatto la maglia alta. Poi faccio una catenella di separazione, salto una catenella di base, vado in quella subito dopo e faccio una maglia alta. In questo modo è terminato il primo giro. Facciamo il secondo giro. Per il secondo giro, per prima cosa giro il lavoro e poi vado a realizzare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Le prime 3 catenelle sostituiscono una maglia alta e poi c'è la catenella di separazione. Poi vado a fare una maglia alta su questa maglia alta del giro sottostante. Vado qui e faccio una maglia alta. Poi vado a realizzare un ventaglio di 5 maglie alte qui nella terza maglia alta. Qui abbiamo il ventaglietto di 5 maglie alte. Salto la prima, salto la seconda, vado qui nella terza maglia alta e faccio di nuovo un ventaglio di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo. Poi vado qui dove si trova questa maglia alta. Qui e faccio una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta sulla maglia alta, quindi qui. Di nuovo vado a realizzare il ventaglio, salto una, salto due maglie alte, vado qui nella terza maglia alta di questo ventaglio e faccio un ventaglio di 5 maglie alte, quindi dovete ripetere sempre questa sequenza. Quindi adesso vado a realizzare 5 maglie alte e andrò a ripetere sempre la stessa sequenza fino alla fine di questa fila. Alla fine della seconda fila, dopo aver fatto l'ultimo ventaglio, vado qui dove si trova la maglia alta e faccio una maglia alta. Poi faccio una catenella di separazione e vado a realizzare una maglia alta nella seconda catenella, quindi salto questa catenella che si trova qui, vado nella seconda e faccio una maglia alta. In questo modo ho terminato anche la seconda fila. Per andare avanti adesso nella lavorazione non vi resta che ripetere sempre la seconda fila, quella che abbiamo appena visto, quindi dovete ripetere questa fila. Ripetete sempre questa fila fino a realizzare l'altezza desiderata.
Sono andata avanti un po' nella lavorazione per farvi vedere l'effetto di questo punto molto bello e anche molto semplice da realizzare. Come vedete, andando avanti nella lavorazione ci ritroveremo con un lato che ha i ventagli, mentre invece qui dove abbiamo fatto la catenella iniziale avremo questo lato senza appunto questi ventaglietti. Per poter ottenere una sciarpa che abbia i ventaglietti sia da questo lato ma anche da quest'altro, vi faccio vedere come fare. Infatti, nel progetto originale, come vedete, io ho i ventaglietti da un lato e poi li ho creati anche da quest'altro lato. Qui dove si trovava la catenella iniziale, sono andata a lavorare anche questi ventaglietti. Adesso vi faccio vedere come fare con il campione. Quindi, dopo aver realizzato la sciarpa o la stola della grandezza desiderata, prendiamo di nuovo il filo, quindi giro il lavoro, qui mi trovo dove si trova la lavorazione iniziale della mia catenella, giro il lavoro ed entro qui dove si trova appunto qui la maglia alta. Entro qui, porto il filo da quest'altra parte e salgo facendo 4 catenelle, quindi vado a lavorare esattamente nello stesso modo che ho fatto per realizzare il punto, perché 3 catenelle servono per realizzare la maglia alta e una catenella è quella di separazione. Poi vado a fare una maglia alta qui su questa maglia alta, quindi vado a lavorare a specchio. A questo punto vado qui dove si è formato questo forellino. Qui si trova il ventaglietto di 5 maglie alte. Entro qui e vado a realizzare 5 maglie alte. In questo modo mi ritroverò con la stessa lavorazione nei due lati appunto della sciarpa. E quindi sarà anche più bello da vedere, più carina da vedere la sciarpa con i due lati uguali. Quindi ho fatto 5 maglie alte, poi vado qui dove si trova la maglia alta, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Andiamo quindi a ripetere la lavorazione, ma da quest'altro lato. Vado di nuovo qui e faccio 5 maglie alte. Quindi andate avanti sempre in questo modo e poi vediamo come chiudere il giro. 3, 4, 5. Chiudo il giro in questo modo. Ho fatto il ventaglio di 5 maglie alte. Qui faccio una maglia alta, qui sulla maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta nella seconda catenella. Quindi salto questa catenella, vado qui nella seconda e faccio una maglia alta, quindi chiudo in questo modo questa fila che mi serve appunto per creare i ventaglietti sia da un lato della sciarpa e da quest'altro lato dove avevamo la catenella iniziale. E siamo giunti al termine anche di questo video. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un bel pollice in su, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Prima di lasciarvi, vi ricordo che ho creato un gruppo Facebook per le mie amiche di uncinetto. Se vi va, iscrivetevi, vi lascio il link giù in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!